Allora, è un legislatore. Possiamo dire un'altra cosa, che io, quando delle persone vogliono fare un convegno, e magari un convegno filo Putin, non mi scandalizza la cosa. Ci sono due posti, Lucca e Modena, credo, no? Lucca e Modena. Due posti in Italia dove vogliono organizzare, credo a gennaio, in entrambi i posti, dei convegni con degli esponenti dichiaratamente filoputiniani. Che cosa vi spaventa? Qual è il problema? Non riesco a capire, anche se fossero concessi dalle strutture pubbliche, quei posti là. Ma chi se ne frega? Parlassero pure, contrastateli con le idee, non con i divieti. E mi stupisce che un signore che stimo, perché alla fine lo stimo, che si chiama Boldrin di cognome e Michele di nome, che fa il professore negli Stati Uniti. Un economista. Ed è un economista molto stimato, che è ruvido, come piace a me. Dica, no, dobbiamo mobilitarci perché non siano concesse queste aree, perché non si debbano lasciar parlare delle persone. Ma dove vi è rimasta la libertà, il concetto di libertà? Sai, avete paura di quattro scappati di casa che parlano di Putin, Boldrin? Avete paura di questo? Buonasera. Tu che cosa? Dimmi, avanti, dimmi, che c'è? Dimmi, Michele. Dimmi. Quanti minuti mi dai? Senza quello che vuoi, dimmi, vai tranquillo, vai. Allora, uno, nessuno ha detto, per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda l'associazione, liberi oltre che si è mobilitata, che non possono parlare, punto numero uno. Possono parlare quanto vogliono. La censura, tutte quelle robe lì riguarda lo Stato. Io sono un privato cittadino e ho il diritto di parola anch'io, tanto quanto loro. Sì. Okay? Quindi, chi lo mette in dubbio? È l'esercito, la mia parola, dico la mia opinione. Sì. La mia opinione è: questi sono dei manipolatori, sono esponenti di uno Stato nemico e vanno boicottati. Boicottati non vuol dire menarli, non vuol dire chiudergli la bocca, non vuol dire impedirgli di parlare, vuol dire fare delle cose molto simili a quelle che fanno loro, dicendo: guardate che raccontano bugie, guardate che sono diffamatori. Ma perché non devono parlare in una sala pubblica concessa dal comune? Che vi frega ferma, voi? Ferma, ecco, allora. Veniamo finalmente alle sale pubbliche. Le sale pubbliche in questione, anzitutto i luoghi sono parecchi e l'unica sala pubblica su cui abbiamo sentito è quella della città di Modena, che gliel'ha concessa dicendo c'è tutto un regolamento, ci sono dei principi che devono essere rispettati. E noi siamo andati a guardare i principi e abbiamo fatto osservare fatto osservare che i vari principi che erano appunto di non fare l'apologia alla violenza, perché capiamoci, come io di Modena era per celebrare la distruzione di Mariupol e ma non era, ma stai dicendo una cosa che non è vera, non è che hanno detto viva Mariupol distrutta dai russi, non è che... Giuseppe, o stai buono e mi fai finire e dopo finisci, mi provi. Allora, i manifesti ci sono, è per celebrare la riconquista, la liberazione di Mariupol, che ne ha implicato la distribuzione, la distruzione, ok? Non c'è menzione dei tra i 20.000 e gli 80.000, che purtroppo li hanno seppelliti sotto il cemento armato, quindi chi li troveremo mai più, quelli che hanno ammazzato, d'accordo? Ditelo! E l'abbiamo detto, punto numero uno. Allora, siccome questa cosa era in violazione dei principi di che? Attraverso che il comune di Modena si è dato. Vabbè, ok. No, ma state facendo la cosa. State facendo i piccoli leguley del regolamento del comune di Modena. No, ma chi se ne fotte del comune di Modena? Faccio il cittadino. Ma tu te ne fotti del comune di Modena? Io sì, è un comune italiano fra tanti. Sono soldi anche miei, perché pago tasse anche in questo paese. E lascia parlare i filoputiniani, che te ne frega. No, io lascio parlare i filoputiniani, ma non nella sala pubblica. Che i miei soldi vengano spesi per diffondere menzogne e per diffondere l'apologia della distruzione di una città. Problemi inutili. È un'opinione tua. No, ma problemi. Ponete dei problemi inutili. Combattete giustamente. Combattete giustamente le idee di questi. No, ma non è vero, perché voi volete di fatto impedire a questi di parlare. Andassero a parlare dove cazzo vogliono, affittino a Lucca, per esempio, si vanno a affittare il locale, nessuno ha chiesto a Best Western di non dargli il locale. Lo pagano. Ma come no? Ci sono persone che dicono vergogna, Best Western non dovrebbe dare. Legittimo anche quello. Certo, legittimo. Ma capisci che è la libertà? Ma non certo, hai c'è la libertà pure di essere contro la libertà, certo, quello non c'è dubbio. La libertà di essere. Tu rivendichi la libertà di essere contro la libertà. È incredibile questa cosa qua. Scusami. Sei un contraffattore e stai mentendo. Ma figurati. Allora,
loro sono liberi di provare a parlare, io sono libero di provare a dire che è uno scandalo che parlino. Sono due ma perché opinioni. È uno scandalo che parlino? Io non ho capito perché. Facciamo è uno scandalo un altro che parlino. Esempio molto se semplice. Tutto te lo spiego, se continui a urlare magari te lo spiego. No, facciamo un altro esempio molto semplice secondo me, no, per paradosso. Poniamo che un'associazione, un esempio molto semplice, proviamo per paradosso che un'associazione decida di celebrare le gesta di Totò Riina e chieda all'amministrazione comunale la sala per discutere. La liberamente. Ma che cazzo vuol dire? No? Criminale su criminale. No, che stiamo scherzando? Criminale. I valori di Putin sono compatibili con quelli del comune di Modena? Probabilmente no. I valori di Riina sono compatibili? Probabilmente no. E abbiamo risolto il problema. Questa è la questione. Non mi sembra il caso. Voi che volete con atteggiamenti da Leguley, quella la sala qui, tic-tac, impedire a questi di parlare, questa è la sostanza. Dai, su. Dite direttamente che i filo putiniani non hanno il diritto di parlare, ditelo chiaramente, non fate, non girovagate intorno, dite chiaramente Giuseppe, quelli che dicono che parli, sei filo putiniano, ma figo, io non sono filo putiniano per niente e ti querelo, ma io non sono filo putiniano per niente perché non hai nessuna prova che io sia filo putiniano, per cui non dire puttanate, dai, forza, andiamo avanti, non devi dire a me di essere filo putiniano, dai, su, io sono un amante della libertà fino in fondo, certo non posso essere amante di Putin, questa trasmissione in Russia non si potrebbe fare, per cui ho sempre detto questo e non sono mai stato dalla parte di Putin, dai, su, non diciamo imparare, dai, bravo, bon, vedo che ti ho toccato nel punto, hai toccato nel punto semplicemente perché non è vero, bravo. E allora, esattamente come non è vero le stronzate che stai dicendo tu, che stai continuando a ripetere senza riuscire a provarlo. Ma perché non abbiamo rotto i rapporti diplomatici con l'ambasciatore? No, aspetta, fermo un attimo. Fermo. Hai già detto quello che pensi, che cosa vuoi aggiungere? Spiegami. Lo saprò bene io quello che voglio aggiungere, continui a parlare tu, se dimmi, mi fai finire. Dimmi. Allora, ripeto, stai mentendo dicendo, esattamente come io ti ho provocato dicendo che sei filo putiniano, dicendo che quello che vogliamo fare è impedirgli di esprimersi. Tant'è che questi si esprimono nelle televisioni ovunque da due anni, anzi da purtroppo da vent'anni. Meno male o non male. Ecco, io non lo considero molto un bene. Il fatto che io non lo consideri un bene non implica che io voglia impedirgli di parlare, implica che ho il diritto, è questo che tu non hai capito, io ho il diritto di pensare e di dire che è una stronzata, uno scandalo, una vergogna, uno schifo, che questo paese sia pieno di gente che continua a fare l'apologia di uno dei regimi più criminali che gli ultimi due secoli abbiamo mai visto. Questa trasmissione ospita filo putiniani da tre anni quasi. Scandaloso, posso dirlo, è una forma di cattivo gusto, è una forma di cooperazione con dei violenti, è una forma di danneggiare la nostra democrazia, la nostra libertà. Verissimo, posso dirlo. Verissimo. Ma figurati, tu dici, ma in America, può parlare quello, il Ku Klux Klan, nell'America dove insegni il Ku Klux Klan può parlare, ma di che dici? Esatto. Io che sono iscritto all'ACLU, difendo il diritto del Ku Klux Klan di parlare e al contempo dico che è uno schifo che il Ku Klux Klan parli, che è uno schifo che le sale si riempiono di gente Ku Klux Klan, eccetera eccetera. Tu hai un problema tu con la libertà. Io tu pensi che la libertà, sì Giuseppe, come ti sto provando, hai un problema con la libertà, perché ti sto provando che io non, nessuno impedisce a questi di avere loro di fatto vorresti di fatto lo vorresti fare, perché di fatto se questa senza sala pubblica questi qua magari non possono parlare. Fai confusione, di fatto vorrei che le persone fossero non malvagie, non stronze, non bugiarde e non disposte a fare propaganda a un criminale che ha fatto il mondo perfetto, non esiste. Il mondo perfetto non esiste, però io ho il diritto di dire anche gli Stati Uniti anche gli Stati Uniti ti potrebbe ribattere qualcuno, non io, hanno lanciato bombe che tu definisci democratiche, ammazzando la gente, anche Netanyahu lancia bombe su Gaza. E di che parte? Allora, la mia opinione su Netanyahu è terribile, lo so benissimo. E allora che facciamo, un convegno di gente che esalta Netanyahu, lo vietiamo? Noi li consideriamo dei criminali. Tu con la libertà, capisci? Hai un problema con la libertà. Tu vuoi dare la libertà a questi di stronzate e non vuoi dare a Michele Boldrini e a tanti altri. Ma come, altra libertà di Dio. No, tu ce l'hai questa libertà. Tu ce l'hai, questi qua che io di cui non me ne frega assolutamente nulla. Di me sono finanziati al Cremlino, sono pieni di soldi, organizzano convegni ogni due per due, sono continuamente in televisione. Posso dirti una cosa? La domanda da farsi è una domanda legittima.
vittima. Ma che cazzo dici? Allora, Michele, Cruciani, posso dirti una cosa? I soldi gli escono anche dalle orecchie e anche dalla bocca, che sarebbe l'analogo di un'altra robetta. Se il Cremlino, se il Cremlino si affidasse a questi qua, no, se il Cremlino si affidasse a questi per la sua propaganda, starebbe messo male. Il Cremlino è astuto. Il Cremlino è astuto. Usa tutto, ma stai scherzando. Come fare propaganda, perché c'è una cosa che sanno fare la propaganda, perché sia i tonti come questi, alcuni di questi sono tonti, altri più astuti, poi ci sono i professori che vanno in televisione, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Anche la zanzara, magari, anche la zanzara. Vabbè. Ciao, no, cari, non è vi voglio bene, ma devo andare a cena in uno stupendo posto della Tirolo occupato. Tirolo occupato da chi? Ma no, Tirolo non c'entra niente, è una roba che è stata occupata perché dopo la seconda prima guerra mondiale purtroppo gli identici. Il Tirolo è Italia. Cioè, beh, è Italia il Tirolo, sì. È occupato. Ma vergognati, sei lì ospite dell'Italia, sei lì in Italia e dici che è occupato. Pazzesco. Ma è in Tirolo, dai. Italiani. Dopo l'occupazione avvenuta alla fine della prima guerra mondiale. Ciao, bacio a Prati. Ciao. Pazzesco. Mario, oggi